Buongiorno ragazzi. Per tirare fuori la voce, così virgolette, parlano, dicono, con la questa un po' superficialità, con tutto rispetto, cosa significa? Cosa fanno per cantare? Per cantanti? Per insegnanti, maestri di canto, come fate? Cosa significa tirare fuori la voce? Tirare fuori voce ci vuole santa pazienza. Santa pazienza, cosa significa? Questo fa. Innanzitutto, per tirare fuori la voce, il fiato deve funzionare. Provate a gonfiare un palloncino, oppure per imparare strumenti fiato, sapete come fa? Fa con questo rumore e facendo con questa forma, così, mettono l'abla e miliardi di volte, sacco di volte quando erano bambini. Prima fa questo e cosa sentite? E sentite questa addominale, esattamente come canto. Piano piano, un giorno, tutti i giorni, ogni giorno, e fa con questo esercizio tirare fuori. Però, se non sanno posizione alta, non sanno insegnare posizione alta, la voce è tutto qua, viene da qua. Insieme, posizione alta. Come che si impara questo sostegno qua, appoggio qua e sono delle cose diverse. Partiamo da qua con la leggerezza qua. Quando prendiamo fiato qua. Questo è troppo poco e non possiamo preparare questa partenza. Poi questo quando abbiamo preso fiato con la grande libertà, qua, sostegno, poi appoggio qua, dove c'è ombelico, diaframma qua, più lontano possibile questa parte della gola. Questa leggerezza, se non impariamo questo, non esiste tirare voce fuori. Perché? Tutti imparano, di quasi tutti. Partiamo da qua. Povera me. Qua tutto. Qua non esiste. Qua c'è corde vocale, laringe, faringe. È vietato toccare qua. Allora, come si fa? Come si fa? Vietato, zona vietata. Quando prendiamo il fiato, grande libertà, qua, aprire tutto, gonfia tutto qua, gonfia, senso, con la leggerezza, non aprire, gonfiare con la forza. Ah, non è questo. Che beneficio bisogna sentire? Innanzitutto, prima di tutto questo, leggerezza e dare in alto. Io, i miei video sono tutti questo. Osservate
essere parte del nostro corpo. Cosa facciamo? Tutto qua, ci muove, leggero. Imparato questo, allora adesso colleghiamo questo. Sostengo sempre qua, questa maniera, appoggio qua, non la pancia è qua così. Qualcuno insegna pancia fuori, no. Ancora, fate così, come estremento di fiato, fate così e il nostro pancia cosa fa? Cosa fa? Entra dentro, verso schiena, è uguale canto, ma ripeto, questa leggerezza insieme. Tiriamo fuori la voce, non è questo, tirare fuori. Leggerezza. Prima di tutto questo, osserviamo come il nostro fisico. Ho fatto solo la gola per farvi capire. Bocca, così, nostro, questa parte qua, no, anatomicamente non, essere umano non è fatta così, verticale, chiedete medico. Poi, tanti fanno perché imparato di aprire la gola, posizione alta, leggera, ma dipende dalla persona, io non posso aprire perché la laringe va su. Naturalmente non posso usare mentre canto, ci sono arie, questo soltanto esercizio come sport e faccio ogni tanto questo esercizio forte. Questo si chiama tirare, si dice, si può chiamare tirare fuori la voce. Questo è l'esercizio. Grazie, ciao, arrivederci.